Giovedì 28 aprile ci troviamo a Trieste per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. 150 architetti, ingegneri e geometri hanno partecipato all'intera giornata di formazione che ha visto trattare il tema dell'edilizia del futuro, un tema importante che abbiamo anche trattato con tanti relatori. Allora vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Diciamo che la sostenibilità oggi è sicuramente uno degli indicatori di sviluppo delle nuove città a livello proprio anche di ecoquartiere, per arrivare al tema di oggi che è poi la scala edificio impianto. Nelle diverse relazioni oggi si è toccato questa importante tematica, sia dal punto di vista dei relatori scientifici sia dal punto di vista delle aziende partner, che hanno praticamente ormai quasi tutti o per il ciclo di produzione o proprio insite dentro il prodotto caratteristiche di sostenibilità. Oggi parliamo anche della tematica legata alla sostenibilità certificata col protocollo LEED, perché sicuramente oggi LEED è un protocollo internazionale, è quello più utilizzato a livello internazionale e ci sono adesso tantissime casistiche di successo sul nostro territorio, quindi sicuramente è importante continuare a diffondere la cultura della sostenibilità certificata, che pone davanti il progettista sicuramente a un nuovo concetto di progettazione, appunto della progettazione integrata. Oggi è impensabile che il singolo architetto possa da solo assolvere a tutto lo scibile che viene richiesto in una progettazione di un edificio o nella riqualificazione di un edificio esistente, e quindi la progettazione integrata parte proprio dal presupposto di mettere insieme in rete diverse discipline, diverse competenze per riuscire a dare poi una progettualità a 360 gradi che tenga in considerazione gli aspetti legati all'architettura dell'edificio, gli aspetti legati agli impianti e quindi poi all'efficientamento energetico, e quindi a tenere in considerazione tutti gli aspetti che fanno poi la valenza di un edificio sostenibile certificato da un ente terzo.